Bentornati a ore 12. Allora, vi vogliamo presentare adesso un'iniziativa, ma non soltanto, anche un club di servizio che esiste da tempo a Cremona e che riunisce tanti giovani cremonesi. Stiamo parlando della Roundtable 45 che si sta adoperando proprio in questi giorni in un service per Medea. E allora vi presento subito il presidente di Roundtable, Roberto Dall'Olmo. Benvenuto. Allora, intanto spieghiamo un po' che cos'è Roundtable. Allora, la Roundtable è un club di servizio, un'associazione composta da giovani professionisti, imprenditori di un'età sino a 40 anni. Dopo i 40 anni dopo formalmente non si è più giovani, si è meno giovani, diciamo, non si può più essere soci, e però volendo, insomma, come dimostrano gli ultimi incontri che abbiamo fatto, anche gli ex soci continuano ben volentieri a partecipare alla vita associativa, quindi è un po' un modo per rimanere in contatto anche dopo l'uscita formale. Oggi in quanti siete? Attualmente siamo 21 soci. 21 soci e durante l'anno, ovviamente il mandato del presidente dura un anno. Esatto. E proponete diversi service. Esatto, sostanzialmente l'attività del club è organizzata un po' come tutti i club di servizio, quindi abbiamo un paio di incontri al mese e poi, insomma, cerchiamo di organizzare delle attività anche di servizio, perché giustamente nel nostro piccolo cerchiamo di renderci utili alla comunità per quanto possiamo fare, ovviamente. In che modo quest'anno? Ma allora, quest'anno abbiamo deciso di fare un service per il territorio. Io sono comunque molto legato alla mia città, quindi parlando anche con gli altri tabler, quando abbiamo dovuto un po' pensare a cosa fare quest'anno, abbiamo detto cerchiamo di fare qualcosa per una realtà del territorio. E così parlando ho proposto Medea, perché ritenevo che poteva essere un progetto vincente. È vincente perché comunque la tematica è sicuramente sentita in città, la tematica oncologica è sicuramente qualcosa di devastante, di estremamente sentito, perché sia direttamente che magari indirettamente comunque è entrata veramente in tante delle nostre famiglie, quindi più o meno eravamo in tanti a essere vicini a questa tematica, e poi perché Medea appunto è una realtà tutta cremonese del territorio, e quindi ci fa piacere, insomma, essere, ripeto, nel nostro piccolo però utili a una causa della città. Come tutti i service dei club di servizio, vi impegnate in prima persona. Esatto. Ovviamente per realizzare tutto questo. E in che modo in questo caso? Allora, quest'anno abbiamo deciso di fare semplicemente dei banchetti benefici, venderemo delle piante aromatiche. Saremo in Corso Campi il prossimo sabato 2 aprile e sabato 9 aprile, e venderemo queste piante aromatiche, quindi confidiamo nella disponibilità e nella generosità dei cremonesi, e tutto il ricavato sarà devoluto in beneficenza appunto a Medea. Piante aromatiche anche intese come? Ma piante per uso da cucina principalmente, per un po' esatto. Di tutti i tipi, quindi... Esatto, cercheremo di dare più varietà possibile. Poi una delle fortune è che appunto un nostro associato è Domenico Maschi di Dea Verde Maschi, che quindi parlando con lui, che si è sempre dimostrato estremamente sensibile alla causa, ci siamo subito trovati ben d'accordo sulla cosa, e quindi abbiamo detto facciamo una cosa di questo tipo che è anche un po' insolita, e quindi sì, detto, infatti, perché non è frequente. Esatto, esatto, però quindi... sono sicuramente simpatiche, profumate, molto utili in cucina, e anche esatto, e anche una cosa un po' diversa, un quindi po' diversa. Detto, e quanti sarete? Ma dovremmo essere in un po', cercheremo di essere almeno una decina per giorno per fare anche un po' di presenza fisica. Poi so che dovremmo avere un po' la collaborazione anche di qualche idea di Medea che ci darà una mano come presenza, però sicuramente noi saremo già un bel gruppo per garantire il supporto e la presenza fisica in queste due mattinate. E allora, insomma, quando vedrete una locandina come questa applicata apposta a un banchetto, esatto, in Corso Campi, sappiate che queste piantine aromatiche sono un service di Roundtable 45 Cremona, appunto per Medea. Ma avete fatto diversi incontri comunque durante l'anno della tua presidenza, tutti rivolti, dedicati alla città. Esatto. Allora, quest'anno quando ho iniziato il mio anno di presidenza ho pensato un po' a un canovaccio per dare un po' una linea rossa che seguisse tutto l'anno, e ho pensato di dedicare l'anno comunque a Cremona. Io sono comunque, come dicevo, molto legato alla mia città, e mi faceva piacere affrontare tematiche di vario tipo legate al nostro territorio, e quindi abbiamo fatto incontri
po' di vario tipo, di vario argomento. Abbiamo parlato, per dire, abbiamo fatto un incontro parlando di Cremona, città del Baskin, che abbiamo toccato anche la tematica della disabilità, perché spesso entrando in città vediamo il cartello Cremona, città del Baskin, e forse non tanti cremonesi sanno che cos'è e perché. E quindi insomma abbiamo cercato di capire un po' meglio di cosa si tratta. Poi abbiamo fatto un incontro dedicato a Cremona città digitale, abbiamo avuto ospite Gerardo Palos, che abbiamo parlato di questo importante asset della città, che sicuramente ci va a qualificare come peculiarità rispetto a realtà adiacenti alla nostra città, e quindi è stato proprio interessante. Poi abbiamo fatto una divagazione sportiva, sempre comunque su una realtà cremonese, con la Pomini Casalmaggiore, quindi abbiamo incontrato presidente, allenatore, le ragazze. È stata una bellissima serata dedicata allo sport. Poi abbiamo fatto un'altra serata, diciamo, culturale. Abbiamo incontrato l'associazione Cremona Arte e Turismo, abbiamo parlato gli amici di del CRART, esatto, che sono fortissimi, veramente. Abbiamo fatto questa serata, abbiamo affrontato un po' lo sviluppo urbanistico della città di Cremona, città dei tetti rossi, che da città medievale si è trasformata in città moderna. Quindi abbiamo conosciuto tanti, magari, aspetti, curiosità della città, che magari non si conoscono, ma che camminando per le strade del centro vediamo tutti i giorni. Quindi insomma abbiamo fatto tutta una serie di incontri per scoprire un lato nuovo e diverso di Cremona. Quindi mi ha fatto piacere poi arrivare a un service del territorio, non poteva essere perché altrimenti. Esatto, infatti non poteva essere altrimenti, quello con Medea e appunto con questa iniziativa poi che si concretizzerà proprio sabato 2 aprile, sabato 9 aprile, quindi per due appuntamenti dalle 9 alle 13 in Corso Campi a Cremona, per un fiore per Medea, con questa vendita di piantine aromatiche con offerta libera. Esatto, immagino. Offerta libera, quindi confiniamo. Quindi siate generosi. Siate generosi. Grazie a Roberto Dall'Olmo, grazie per essere stato ospite di Ore 12.